senso di me è fino a un certo punto è reale, come una fiaba a un certo punto. E allora bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In questa puntata vogliamo raccontare l'effetto Vanoni. Sì, vogliamo raccontare la storia di questa donna che ha attraversato il mondo della musica e diciamo, in qualche modo possiamo dire anche la scena della vita, tra successi, dolori, con grande originalità ma sempre anche con grande libertà. E lo facciamo con Elisa Fuxas, una regista di fortissimo talento che ha diretto questo film che si intitola Senza fine, in cui racconti appunto Ornella Vanoni, film che sta per arrivare al cinema dopo essere passato alle Giornate degli Autori e alla Mostra del Cinema di Venezia. Intanto Elisa, grazie per aver accettato il nostro invito e complimenti per il tuo lavoro. Grazie a te, soprattutto. E comincerei da questo, allora cominciamo subito da lei, dalla Vanoni, insomma questo effetto Vanoni, chi è Ornella per te? Guarda, io avrei chiamato il film Effetto Vanoni, poi sembrava vagamente troppo pretenzioso, quindi abbiamo abbandonato la mia ossessione. Ornella è qualcuno che cambia lo stato delle cose, no? Entra in una stanza, cambia l'equilibrio nella stanza e rivela delle cose che in quella stanza ci sono. E ti cambia anche la vita. E poi io ho uno strano rapporto con lei, perché qualcosa di simile alla famiglia, no? Però non è né una sorella, né una nonna, né un padre, una madre, è una strana familiarità, capito? E in questa familiarità si annida poi la nostra intesa, credo. Perché fare un film su di te? Come tesoro? Buonanotte. Spiegami un po' com'è andata, perché vi vediamo, no? Anche in queste immagini, cioè voi vi siete trovati in una beauty farm, no? Per trascorrere dei giorni insieme e tu appunto hai questo compito, non facile immagino, no, di raccontarla, no? E lei a un certo punto ti dice, vabbè, Matta io, Matta tu, ci siamo trovate quindi così o è un po' troppo semplice come l'ho raccontata? Io sinceramente prima di marzo scorso non l'avevo mai neanche incontrata, incrociata per caso Ornella, la conoscevo come la possiamo conoscere tutti, le sue canzoni e quelle quattro nozioni basilari, no? Gino Paoli, Strehler, e questo era per me. Quindi sono andata a trovarla a casa e però lì è successo questa cosa, no? Che ti riconosci in qualche modo. E da lì però ci siamo scelte. Io sto vivendo una vecchiaia per niente angosciante. Mi piace. Intanto sono viva, è già una cosa molto importante. E poi mi sono liberata da tanti tabù, da tante paure. Mi diverto e cerco di far divertire anche gli altri. Allora, raccontare Ornella Vanoni è un po' una fiaba, no? Allora mi sembra che quando c'è lei, quando si sta con lei, o almeno questo è quello che vediamo in questo docufilm, si ride molto, no? Anche se magari c'è anche un velo di malinconia, però si ride molto. Questa può essere la sua chiave o no? Guarda, è ironica, una donna ironica, e credo che l'ironia è quello che l'ha resa e l'ha mantenuta umana tutta la vita, no? Perché lei è comunque un mito e su questo c'è poco da dire. Cioè, ti arriva, è un impatto, no? Conoscerla, soprattutto quando inizi a cantare, perché poi lei canta in continuazione. Canta sempre, per esempio, canta invece sempre di dire pane, come dice? No, sì, è appena può, pane. Poi se una frase ricorda una canzone, ovviamente inizia a cantare, capito? Senza fine, sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Invece vorrei sapere una cosa, ma Senza fine com'è nata? Perché è la canzone che le ha dedicato Paoli, certo, no? Senza fine, infatti è la prima domanda che le ho fatto, io da non giornalista che comunque mi ero pochissimo documentata su di lei perché volevo che il pubblico la conoscesse mentre la conoscevo io, no? E quindi attraverso il mio sguardo, le mie parole, le mie domande, eccetera, la mia curiosità, quindi ovviamente Senza fine, lei dice che aveva visto Paoli in un posto lontano, tutto vestito di scuro, così è andata lì, giovanissima, era una ragazzina, dice mi scriveresti una canzone? Lui la guarda e ha detto sì, e da lì, capito,
E la cosa che aveva colpito di più Paoli erano le sue grandi mani. In effetti poi ho iniziato a guardarla ossessivamente questo dettaglio di lei, effettivamente sono enormi. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle. Gli amori, no? Per lei ti dice a un certo momento, insomma, con gli uomini sono stata un po' sfortunata, anche se uno pensa a Streller, Paoli, però dice, insomma, quello ricco mai, no? Sì, dice, non proprio morti di fame, però insomma, Paoli non aveva i soldi del biglietto, dice spesso nel film. Ma è vera questa cosa? E io questo non c'ero, ci dobbiamo fidare, diciamo. Sì, però la cosa che ho imparato da lei, no? Che insomma, appunto l'altro giorno mi diceva al telefono, perché la relazione più lunga che ho avuto è 4 anni. E io mi sono sentita fortunata, perché insomma a 4 anni ci sono quasi sempre arrivata nelle mie storie d'amore. Però la cosa che ho imparato è la fedeltà a se stessi, no? Cioè che questa istituzione della coppia funziona se ti permette di essere te stessa. Nel momento in cui questa libertà non viene garantita a tutti e due, le cose non funzionano. E lei per quello poi si è sempre trovata sola poi alla fine, no? Ha avuto anche un bel rapporto con il cinema, diciamo, a fasi alterne, nel senso che ha fatto dei film negli anni 60, poi è ritornata da poco, no? Sì. L'hai vista? Non l'ho vista perché sono gelosa dei miei attori. E quindi tu volevi vederla solo da te? Volevo vederla solo... Ma insomma, è attrice o no? Ecco, questo... Beh sì, lei, guarda, lei mi dice che il teatro le ha insegnato tutto. Mm-hmm. Lei nasce come attrice, no? Nasce con Streller, quindi lì... si è formato, credo, il cuore, no? di Ornella Vanoni. E poi la cosa bella che ogni tanto mi ha detto è che lei si porta il teatro dietro. Allora, a questo punto vorrebbe dire che in questo vostro lavoro forse un po' ha recitato, ma no, perché ci sono anche tanti momenti di verità. E allora, adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità e poi continueremo a raccontare con Elisa Fuxas, continueremo a raccontare Ornella Vanoni, ma non solo, e anche con dei momenti molto intimi e personali. Restate là, ci ritroviamo tra pochissimo qui ad Effetto Notte. Tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo. Sono dei luoghi così dove ti sembra che vorresti andare via, scappare, ma non c'è possibilità, non riesci a trovare la via per uscire. La depressione è una gabbia terribile. La prima volta che l'ho avuta, una signora mi ha detto: tu fai apposta per farti notare. Come? Ma no, ma... Io mi faccio notare quando faccio il mio lavoro, perché devo fare la depressa finta per farmi notare. Quando sei depresso non c'è nessuno vicino a te, scappano tutti, tutti. Ma uscendo da questo malanno ho sofferto talmente tanto che ho capito tutto di me. Io non credo che ci sia nessuna cosa che mi si può dire che mi può colpire. Bentrovati allora questa sera a Effetto Notte con Elisa Fuxas, raccontiamo Senza Fine, il docufilm dedicato appunto a Ornella Vanoni. Allora lei, diciamo, ha avuto anche dei momenti di grande confidenza con te, per esempio l'abbiamo appena sentito, parla della sua depressione, no? Dice: dopo che ho vissuto una cosa del genere, sicuramente questo è un argomento che riguarda anche tante delle amiche e degli amici che ci seguono, purtroppo, ahimè, dopo che ho vissuto una cosa del genere non mi può fare male più niente. È stato un momento di grande sincerità, di verità, no? Questa cosa che ti ha... Sì, era anche commossa in quel momento, e noi tutti ad ascoltarla, perché ovviamente evocare un dolore ha delle conseguenze, no? Fisiche pure, quindi rivederla con gli occhi lucidi, insomma, è stata abbastanza forte come momento. E lei si racconta che è come una notte, no? Dove non accendi più la luce. È terribile. Racconta anche però di non essere stata capita, come penso capita a molte persone: ma tu perché devi avere, che motivi c'hai? Sì, e soprattutto pensavano che fosse una forma di esibizionismo per avere attenzione. Lei giustamente dice: ma io figurati, cioè, l'attenzione la prendo con la mia voce, con le mie canzoni, con quando vado a fare un concerto, che mi frega di far finta di stare male, ovviamente, no? Dopo avere amato te, che sensazione hai del film? Ma io
ti ricordi, pensavo qualcosa di più intimo. Quindi in questo vostro rapporto, che è stato fatto di momenti appunto di grande intimità, e anche poi c'è stato forse qualche battibecco, sì, qualche, come è normale che poi ci sia quando si lavora tanto insieme, come si fa a tenere la giusta distanza, no? Cioè a capire, perché poi appunto lo dimostrano anche queste immagini, comunque un po' l'hai pure dominata, no? Quindi come si fa a tenere la giusta distanza? Diciamo che il mio lavoro era proprio quello, cioè di trovare il metro, cioè la distanza tra me e il mito fondamentalmente, e capire quanto quella distanza permettesse allo sguardo di raccontare, no? Qualcosa. Io non so se l'ho trovata quella distanza, perché in realtà è un'infinita prossimità. Tu pretendi da me cose che potresti fare tu, per esempio. È una cosa per te, su di te. Sì, lo so, ma se io devo morire per me, no. Comunque qualche discussione c'è stata. Certo, no? Cioè lei che a un certo punto si è chiusa, certo, in camera, no? Cioè tutto vero, tutto questo? Tutto verissimo, e perché a un certo punto mi rendevo conto che quello che usciva, che era ai limiti del fotogramma, era più interessante di quello che era il fotogramma, e non avrei potuto, diciamo, accettare quella frustrazione. E ho deciso di invertire le cose e di mettere il fuori dentro, e quindi la macchina da presa mi ha anche salvato in alcuni momenti, perché appunto faceva caldissimo, lei comunque è adulta, insomma una signora di una certa età, e io le ho chiesto cose che lei stessa dice avrei potuto e dovuto fare io, no? Però sai, quando fai un film non te ne frega niente, diventi un mostro e ti interessa solo l'obiettivo, no? Che mi metto? Quanto tempo non lo metto? Ma molta gente rimane imbarazzata. Stai zitta! Cuccio! La gente si... Cuccio detto! Io voglio che tu adesso racconti alle amiche e agli amici che ci seguono quello che è successo una sera in piscina. Com'è andata? Che è successo? Beh, è successo di tutto, nel senso che il finale del film, insomma, quindi la scena più complicata produttivamente, si erano mossi da Milano, da Roma, di tutto, e doveva esserci una controfigura, perché c'era un vestito pesantissimo che ovviamente in acqua sarebbe diventato ancora più pesante. Quindi lei doveva stare in acqua. Doveva stare in acqua, però doveva esserci una controfigura anche. Fatto sta che questa controfigura, avevamo trovato una controfigura che non nuotava. Quindi con grande tranquillità io vado da Ornella e dico: vabbè, dai Ornella, adesso mangia poco, ti prego, perché devi fare il bagno, e poi vabbè, ti facciamo quest'ultima scena, una cosa semplice, devi solo nuotare. Lei ha mangiato tantissimo quella sera, peraltro ero terrorizzata, era l'unica sera fredda di quest'estate, freddo proprio. Quindi praticamente alle 11, dopo una cena folle, la vedo che si aggira con questo vestito gigantesco, che poi lo vedrete, insomma, sì, non è uno scherzo, e che si immerge in acqua. Io, ecco, speravo che non morisse, ma cioè io stessa forse non ce l'avrei fatta. Però l'ha fatta. Perché è una grande professionista. Ovviamente diciamo, me l'ha fatta pagare un po' la cosa, perché appunto io pregavo da una parte e lei, ecco, si innervosiva, esatto, dall'altra. Tu questa scena lo vediamo poi nel film, hai pregato a un certo momento, sì, no? Sì, Maria, piena di grazie, signora, Conte, tu sei benedetta. Non voglio niente, voglio che girate! Ho cercato di aiutarla come potevo con la preghiera, quindi, diciamo. Certo, ho detto, vediamo un po', le ho provate, sì, tutte, insomma. Ha funzionato, sì, no? Sì, ha funzionato. Allora, questo sempre ci porta anche a un altro aspetto di te, che hai raccontato anche in altre occasioni a TV2000, però mi fa piacere perché riguarda anche il cinema, perché tu hai vissuto un'esperienza, direi in qualche modo, non dico unica, ma decisamente originale, perché all'inizio del lockdown, no, mercoledì delle ceneri, tu hai scoperto di avere un problema di salute, anche piuttosto serio, mi sembra, e questo ha innescato un percorso dentro di te che tu hai voluto raccontare poi in un docufilm presentato a Venezia, appunto, che si intitola Isola, e anche in un libro, no, che si intitola Ama e fai quello che vuoi, che ti ha portato a battezzarti da grande, no? Diciamo, sì, da tu, sì, sei giovane, ma insomma, ma comunque decisamente... Ma ex giovane. 26 febbraio 2020, mercoledì delle ceneri.
Oggi inizia la Quaresima, i 40 giorni di Gesù nel deserto, e io scopro di avere un problema, un nodulo maligno alla tiroide, un tumore. A volte succedono cose che sono solo fatti, ma a volte questi fatti sono storie. Questo credo che sia un'esperienza forse che ha cambiato molto le cose per te, sì. No? Anche il tuo modo forse di raccontare, di fare cinema, tutto, di vivere. Sì, diciamo che credere mi ha costretto con gioia, perché non è un'imposizione ma una scelta, a uno sguardo diverso sul mondo, che è poi quello che un cardinale amico mi aveva detto la prima volta che sono andata, dicendo: senti, ma come si fa a battezzarsi, no? Perché io proprio non avevo idea. E lui mi ha detto: guarda, non c'è un modo, nel senso, sì, c'è un modo, però la cosa, mi raccomando, se qualcuno ti dice di cambiare, non credergli, perché tu devi rimanere quello che sei, però si può aggiungere un livello alle cose, uno sguardo, che è vedere l'invisibile fondamentalmente, che è quello che io voglio fare poi da sempre. Fin su di me fino a un certo punto è reale, poi il reale è come una fiaba a un certo punto. È bello finire la vita in una fiaba. Senti, allora, adesso con Ornella Vanoni vi sentite ancora? Lei ha festeggiato, certo, a settembre un compleanno importante, però insomma lo raccontiamo alle amiche e agli amici che ci seguono, l'abbiamo vista in queste immagini, l'abbiamo vista a Venezia, insomma, ad averne, perché è tostissima. Infatti. Che ti dice? Di che cosa parlate? Di cani, perché io ne ho due, lei uno, quindi diciamo Ondina, l'ossessione è il cane, lei chiede sempre come sta il mio cane, mai come sto io, però vabbè, anzi i miei cani. Uomini, ovviamente, sempre, amore, ah, sì. Sì, mi chiede, così. Quindi questa è la base. E poi, vabbè, io ogni tanto cerco di riportare le cose sul film, perché ancora dobbiamo lavorare insieme. Certo. E però lei è evasiva, e quindi torniamo a parlare di cani. Ecco, questo effetto Vanoni, quindi il segreto di Ornella Vanoni, che insomma lo possiamo dire perché è in splendida forma, 87 anni, ci dà le piste a tutti. Dove sta forse? In questo sorriso, in questa ironia, che però insomma nasconde secondo me anche una grande malinconia, no? Perché sì, sembrerebbero due cose così contrastanti. È questo, Elisa? Guarda, per me è libertà, coraggio e talento. Sono quelle tre cose che se ce l'hai vivi meglio, diciamo. E lei ce ne ha tutte e tre e si prende anche la responsabilità di tutte e tre. Allora, grazie a Elisa Fuxas, ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie per questo film, lo ricordiamo al cinema, lo consigliamo, ne vale veramente la pena, e ti facciamo in bocca al lupo anche per il tuo grande talento che secondo me continuerà ad esprimersi anche in prossimi progetti.